È stato presentato il programma della perdonanza, una perdonanza che vedrà tante novità, prima fra tutte la dama della bolla, un'atleta paralimpica, perché questa scelta? Perché lei è protagonista e testimone nella sua vita di tante volte in cui appunto è caduta e si è rialzata. Ha avuto questo problema con la sua disabilità e da donna forte, determinata e coraggiosa non si è arresa, ma addirittura si è messa in gioco, appunto diventando campionessa olimpica e vincendo in tre categorie, in tre specialità diverse. E come lei stessa ha ammesso, le successive due specialità in cui ha vinto neanche le aveva mai immaginate nella vita di doverle praticare. E io oggi, scherzando, siccome ero un po' emozionata, gli ho detto: vedrai, hai già affrontato tantissime prove nella tua vita, hai raggiunto grandissimi risultati, che potrai affrontare anche la quarta disciplina, fare olimpica, fare la dama della bolla. Per la città è un grande onore, perché è simbolo proprio di resilienza, appunto come reagire a un qualcosa, a una tragedia che nella vita personale ti tocca. E lei, Paola, è stata bravissima, si è rialzata e da donna forte, determinata e coraggiosa ha preso in mano la sua vita e ne ha fatto diversi successi, e questo sarà anche di nuovo per lei un grande compito, una grande sfida che da atleta ha accettato, e ovviamente sono certa che porterà a termine con grandi risultati. Tanti gli eventi, soprattutto quelli con grandi nomi, ci sarà un protocollo di sicurezza che sarà stabilito insieme alla prefettura, ma ci sarà anche la novità della possibilità in qualche modo di prenotare il posto, soprattutto rivolto a disabili, a persone anziane, persone bisognose di poter godere di uno spettacolo sedute. Come funzionerà? Stiamo approntando appunto un sistema informatico per poter permettere delle prenotazioni online. Ovviamente si sta ancora approntando, quindi non possiamo ancora dare i riferimenti. Però ecco, sarà un modo per in qualche modo certificare anche la presenza fisica dell'individuo. Quindi la prenotazione avverrà con la certificazione di un documento di identità, e quindi ognuno potrà prenotare per se stesso. Saranno, diciamo così, aiutati e tutelati tutte le persone, anche anziane o poco tecnologiche, diciamo così, con l'aiuto appunto dell'infopoint e di altri punti negli uffici comunali. Abbiamo voluto in qualche modo, grazie anche, diciamo, a degli ammorbimenti delle procedure di tecnica di sicurezza, siccome possiamo portare addirittura 10.000 persone al Prato di Collemaggio, ci saranno sicuramente dei controlli al varco e quindi dei conteggi, dei contapersone, ma sarà sicuramente una cosa un po' più morbida, ecco, diciamo, delle procedure troppo rigide dell'anno scorso, e quindi potremo godere anche con uno spirito più sereno questi grandissimi eventi.